Ciao ragazzi e ciao ragazze. Allora, oggi sono qui per parlare un attimino con voi di alcune cose. Allora, innanzitutto, in questo momento c'è ancora online il video del contest di Natale, alla quale spero partecipiate in tantissimi. Allora, voglio fare due parole sulla piccola polemica che è venuta fuori per quanto riguarda il video del contest, dove sono stati appunto ribaditi alcuni punti di alcune ragazze e ragazze che non erano d'accordo sulla mia richiesta di mettere mi piace sul video e di iscriversi oltre al mio blog, oltre al mio canale, anche al mio blog. Allora, io devo essere sincera, allora, leggo e vedo tantissimi video su YouTube, passo molto tempo a guardare video su YouTube, non solo perché è un piacere, ma anche perché è una fonte per me di ispirazione, una fonte di conoscenza e di anche insegnamento. E vedo comunque che succedono tantissime di queste cose sui contest, sui giveaway, appunto le regole di partecipazione spesso sono eccessive, alcune sono magari un po' esagerate, altre sono lecite. Allora io, essendo comunque qui su YouTube, come una qualunque di voi, e quindi non essendo legata a nessun contratto, non essendo legata a nessuna partnership, non essendo legata a nessun compenso, tutto quello che faccio lo faccio solo per passione. Capita anche di avere comunque dei contatti tramite YouTube, e questa è una grandissima fonte per me di lavoro, di conoscenza, quindi capitano delle persone che comunque mi conoscono e mi chiedono, tra virgolette, di lavorare per loro tramite questo canale, quindi per me è sicuramente anche una fonte di visibilità, non l'ho mai negato e non mi sembra che ci sia nulla di male, altrimenti non avrei aperto questo canale. Non intendo giustificarmi con nessuno perché tutto sommato, ripeto, quello che facciamo qui è un gioco molto molto bello nel quale ci si può, diciamo, si può partecipare oppure si può rimanere in disparte. La mia richiesta di iscrizione al canale è indubbiamente un valore aggiunto per il mio canale perché non c'è più bella cosa di avere iscritti, avere commenti, avere feedback su quello che si fa, e se ci sono tante persone che mi guardano ma non mi lasciano commenti o comunque non interagiscono con me, per me è come se non esistessero, ma non perché non voglio avere contatti con loro, ma perché purtroppo è avere iscritti e avere modo di andare a vedere il loro canale, capire chi siete, chi non siete, è l'unico modo per me per poter diciamo, contattarvi, per potervi conoscere. In occasione del giveaway o del contest, io ho visto che si sono iscritte ragazze che mi seguono comunque e che hanno commentato qualche volta, che mi seguono comunque da magari anche 5, 6, 7 mesi, anche di più, però magari non avevano avuto la briga di registrarsi perché comunque magari non l'hanno ritenuto necessario. Ecco, in questo modo io ho la possibilità proprio di avere e capire chi siete, cioè se vi registrate io so chi siete e so comunque con chi ho a che fare, nel senso buono ovviamente. Stessa cosa per il blog, ovviamente il blog, anche col blog non guadagno nulla e gli iscritti non servono a raggiungere una vetta o raggiungere una classifica in qualche cosa. Sicuramente io ho visibilità da voi. Più iscritti ci sono, più persone magari possono comunque parlare di me, più persone possono arrivare sul mio canale o persone possono arrivare sul mio blog. Ma questo non è una cosa che nascondo, è una cosa che io assolutamente desidero, cioè desidero fortemente che più persone possibili possono arrivare a conoscermi e a conoscere quello che io sto diffondendo, che è lo scarabooking. Quindi non vedo nessunissima, tra virgolette, cattiveria nel chiedervi questa cosa, anche perché chi meglio di voi che partecipate, magari che siete abbastanza intime nel mio canale, potete aiutarmi a diffondere un po' il mio canale. Quindi non vi ho fatto una richiesta così, secondo me, esagerata, però
Ripeto, per chi invece si sentisse ricattato oppure si sentisse obbligato, non lo faccia, io non obbligo nessuno. Oltretutto, ripeto, per me non è solo un acquisire iscritti e numeri, è acquisire persone, perché le persone che di voi mi conoscono e che comunque mi scrivono in privato, magari che mi hanno vista nelle fiere, eccetera, sanno benissimo che io amo davvero il contatto con voi, cioè aiutarvi, non so, a fare un acquisto, aiutarvi a fare un lavoretto che state preparando, perché proprio mi piace. Quindi, se non siete iscritti e se non vi posso contattare, cioè è come se non ho nessuno con cui interagire, quindi il mio desiderio era questo. Stessa cosa per mettere mi piace, cioè era un modo per conoscere anche altre persone in questo contesto. Quindi, ripeto, se lo volete fare benissimo, se non lo volete fare pazienza. Io però ci tengo tantissimo a capire come volete interagire con me allora, nel senso che allora, a parte questo contest che per me era una fonte principalmente di gioco, poi appunto desideravo comunque premiare le iscritte e le persone nuove che vengono comunque anche ad iscriversi. Forse è questo che ho sbagliato a dire, che ho parlato troppo del fatto solo di voler premiare le mie iscritte e non le nuove, perché comunque le nuove iscritte tante volte sono le persone che mi seguono anche da tanto tempo, e quindi questo non è che giova solamente ai nuovi che non sono mai venuti, ma anche a quelli che comunque fanno parte della cerchia delle persone che mi seguono di più, quindi magari non sono registrate, ma mi seguono già da tanto. Quindi non vi impuntate sul fatto che io ho chiesto l'iscrizione. Spero davvero di non avere più questo tipo di lamentele, nel senso che è un peccato, perché io in fondo tutto quello che faccio è davvero per stare insieme, non per altro. Perché i canali per tra virgolette rimediare il lavoro ce ne sono, e ce ne sono altri anche più, non vi dico più seri, ma anche più immediati di YouTube. Ok, detto questo, appunto allora, io principalmente appunto ho fatto questo video, appunto parlato, quindi un vlog, chiamiamolo vlog, per appunto parlarvi di questa cosa a cui tenevo tantissimo. E poi appunto in base a questo ovviamente intenderò comunque fare altri contest, altri giveaway, quindi premiare anche con random.org, quindi in maniera abbastanza veloce, le persone che sono con me. Quindi farò altri giveaway, non è l'ultimo assolutamente, anzi farò giveaway perché quello era un contest. E soprattutto a questo punto, appunto, mi piacerebbe capire da voi se vi piace l'idea di interagire, cioè di fare magari che io creo uno sketch, oppure facciamo dei lavori tutti uguali insieme, poi magari monto un bel video per scambiarci delle idee. Cioè, se questo vi fa piacere, non vi chiedo né di iscrivervi, né di iscrivervi al blog, né di dire mi piace. Cioè, se volete partecipare, partecipiamo giusto per la voglia di stare insieme, perché comunque a me piace anche questa cosa. Se vi fa piacere, ditemi e scrivetemi magari sotto questo video che cosa vi piacerebbe fare insieme a me, nel senso se magari appunto mettere uno sketch e partecipare tutte. Cosa vi piacerebbe fare insieme? Insieme nel senso con un progetto, con una cosa che ci unisce, ecco, e che ci fa scambiare comunque idee. Accetto tutte le vostre idee. Intanto vi do un bacione, a prestissimo con altri video, ne sto preparando diversi, e a breve un mio nuovo video sul portale Creare Insieme, una cosina carina di Natale, quindi seguitela. Bacione, bacione, bacione. Ciao ragazze.